hi people of YouTube, welcome to a new episode of Shrek 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova serie. Dopo aver concluso tutto quanto quello che era Madagascar, quindi 1, 2, 3, ho deciso di buttarmi su tutti i giochi della storia principale, ovviamente, di Shrek. Partiamo con la PS2 con Shrek 2, Shrek 3 e più avanti su PS3 Shrek 4. Quindi andiamo un attimo sulle opzioni per vedere le impostazioni e iniziamo una nuova partita e una nuova serie. Salvare, ovviamente. Ben fatto, squadra! Partita A, B e C, facciamola. Salvataggio completato. La luna e si inizia. Di miele proseguiva nella palude e Fiona non poteva essere più felice. I suoi genitori avevano invitato lei e Shrek a lontano. La faccia di Shrek, Dio mio. Per conoscere il suo splendido sposo. Facendo i bagagli, Shrek si ricordò che gli mancava qualcosa di essenziale per il lungo viaggio. Chissà che cos'è. Senti, mamma mia. Non voglio far tardi. Allora devi aiutarmi a raccogliere bulli. Pietro Ubaldi, eccolo qua. Sarà un viaggio lungo e nessuno vuole vedermi affamato. Perché non mangiamo dei bignè? Hai presente quelli con ripieno di crema? Adoro la crema pasticcera. Gli orchi non mangiano bignè. Mangiano gli occhi. Cerco che sembrano bignè. Tutti i bulbi oculari per il viaggio. Ok, quindi. Qui sopra, aiuto. Che cacchio? Chi è che sta facendo questa voce? Ti prego. Come faccio? Qualcuno... Ok. Si cambia personaggio con L1 e R1. Si combatte con quadrato. Con cerchio. Non lo so, ma ha fatto una mossa Fiona poco fa. La mia faccia non è mica un tamburo. Giustamente, c'hai ragione. Allora, è palese che ci sono una marea di combo. Ma devo ancora capire quali sono i tasti per fare le cose. Ok, si può girare la visuale. Non è una cosa così scontata. Questo è il nostro segno. E ciao. Cambia personaggio premendo il tasto L1 o R1. Ok, grazie. E qualcuno sa fare il doppio salto? Di sicuro non Donkey. E Biscottino no, ma mi sembra che salta più in alto degli altri. Sicuramente. È palese che salta più in alto degli altri. Ehi là? Ciao! Grazie infinite. Sono un fumatore. I miei sei fratelli. No, vi lascio qua a morire. Dio mio, chi è che l'ha fatte queste voci? R2 e L2 non fanno niente, mi sembra, per ora. E tu fai qualcosa, Biscottino? No, credo di no per adesso. Quindi, continuiamo. Ci arrubiamo tutte quante le monete. E siamo a 31 e avanziamo. E comunque vorrei vedere Dio mio, un dropkick incredibile. Se effettivamente tutti i personaggi hanno delle combo differenti. E immagino proprio di sì. C'è qualcosa qua? Strano, ma vero o no? Incredibile, avrei detto che qua ci si sarebbe nascosto qualcosa. Nel bagno? Nel mio bagno c'erano nascosti un sacco di soldi. Guarda, sono contento. Bellino comunque. Dai, questo è un altro di quei capolavori che ovviamente ho giocato solo questo Sei davvero molle. I grandi commenti sulle lumache. Dio mio, la panciata. Ne mancano ora solo 3 e penso di sapere dove si nasconde almeno uno. Ecco fatto. E abbiamo ottenuto una fotografia. Il passaggio è stato aperto. Iniziare una nuova avventura. E ci avete ragione. Scusatemi. Allora, che tra l'altro io sento il volume molto basso, ma credo che siano le mie cuffie a questo giro. Credo che siano le cuffie a essere molto basse, perché mi sembra di vederle abbastanza alte. Cos'è, un uovo d'oro? Ah, beh sì, in sostanza sì. Ah, siamo vicini di casa di Robin Hood noi. Le Hood. Un attimo, ecco fatto, ti ho liberato. Per dinderindina, i miei fratelli non sappiamo come ringraziarvi. Ma è SpongeBob questo. Non sappiamo come ringraziarvi. Cioè, santo cielo, c'è Pietro Ubaldi che fa Shrek. Uno dei nani lo fa SpongeBob, mi sembra giusto. No, e i soldi sono andati, va bene. Aspetta che ti schiaccio. E niente, finiscono tutti in acqua, tutti i soldi. Ah no, guarda, sono riapparsi, che culo. Verde e cattiva.
Pietro Baldi, ma... Potenza orchestra! Mi sembra che non ci avesse molta voglia di fare queste voci. O forse era molto più giovane e... Se non è rotto, aveva una voce... un po' più gentilina. Lo mettiamo qui. Ok. Ecco fatto, abbiamo ottenuto... un fagiolo? Credo. Scusami, ho visto il coso apparire. Vabbè, è scomparso, non importa. Allegri compari! Esattamente come il film. Aspetta che uso Fiona. Non ne hai abbastanza? Dove sei? Non vedo Robin Hood. Non vedo che... Scusami, aspetta un attimo. Ambidestro alla riscossa! Ecco fatto. Niente più suonatore. Vai tu, Donkey. Non vedo... Ma perché la visuale è così lontana? Se dai fastidio a uno di noi, te la vedi con tutti! Giustamente. Però alla fine siete morti, quindi a me importa questo come risultato. Questa pozioncina blu? Questa pozione rende la tua squadra invulnerabile per breve tempo. Ah, pozione di invulnerabilità. Va bene, ci sto. Ehi, lo sapevi che in spagnolo asino si dice burro? Mi chiedo cosa spalmano sul pane questi. Giustamente. Dolce sapore della vittoria! Aspetta che vengo qui. Una cricca bizzarra un dì si presentò e il permesso di passare mi domandò. Aprirò il passaggio per farvi proseguire il viaggio, se però mi portate delle fate. Ok. E questa doveva essere una rima? Un tasto speciale per rallentare il tempo con Fiona. Poi tocca a tutte le fate per prenderle. Va bene. Aspetta. Ci penso io. È il momento. Zoguardo! Quante ne devo prendere? 12? E la madonna, sono tante, eh? Dove sono? Non le vedo. Dove sono tutte le fate? Eccola. Vieni qua. Maledizione. Sono tutte lontane, eh? Dai? Ma cos'è un campo di cannabis questo? Ma scusami. Siamo in mezzo a un campo di cannabis. Bravo Shrek che dai una mano, il mio maritino. Vieni qua, maledetta fata. Quante ce ne mancano? Non lo so. Ce ne mancano 3 ma non le vedo. Dove sei? Ah, eccola. Scusami, non vi vedevo. 1, 2. Scusa, 2 e 3, perfetto. Vieni qua. Come ci arrivo? Saltando? Perfetto. Missione compiuta. Signor Folletto, dove si trova? Eccolo qui. Le sue fate sono state catturate. Grazie per aver aiutato l'omino piccino. Piccino picciò. Di nulla, Fiona, piccolo Folletto. Non sapevo fossi così in gamba. Non sapevo sapessi usare uno stand. Aspetta che libero anche quest'altro nano. Ecco fatto. Salta e attacca per lanciare bastoncini canditi con pan di zenzero. Davvero? Come? Come fo? Scusami, come faccio a lanciare i bastoncini di zenzero? Credo col cerchio o col triangolo, la stessa abilità che ha usato Fiona. Ma non abbiamo munizioni. Altro nano da liberare, credo. Ah no, una trappola da far scattare, perfetto. Oh, ecco l'angolazione giusta per trovare oggetti nascosti. Grazie. Chissà cosa fanno sti... Che tra l'altro voi non li vedete, ma qua sotto ci sono dei fagioli magici. Pozione della vita? Molto probabilmente. È una pozione rossa. Cosa vuoi che faccia? Dove ti nascondi? Qualcuno ha richiesto il nostro aiuto, ma non so dove ti trovi, quindi... Sarà... Come... Come ho fatto a fare questa cosa? Ah, lancio... Ho capito, grazie. Ehi, ma scusami, ma perché compare e scompare? Ma povere tartarughe, ma cosa ci hanno fatto di male ste povere tartarughe? Ma scusami. Che male hanno fatto le tartarughe per meritare tutto ciò? Ed ecco un altro nano liberato. I grandi commenti. Certo che senza musica questa zona è silenziosissima, santo Dio. E allora proseguiamo la nostra magica avventura e andiamoci a prendere più soldi possibili. Ma queste povere tartarughe, ma perché le dobbiamo crepare? Ma povere. Potenza orchestra su delle tartarughe che già non ci attaccano.
Grazie, Pandi Zenzero. Siamo una vera forza! Questo biscotto? Pandi Zenzero può lanciare questi biscotti per attirare creature e nemici di ogni sorta. Ah, beh, giustamente. Scusami. Perché? Perché tutto ciò? Non ho capito perché dovevo attirare i pesci. Prendi la mira tenendo premuto il tasto speciale, quindi rilascialo per tirare il biscotto. Ok, sì, ma perché dovrei? Ah, vuoi vedere? Aspetta. Ecco il motivo. Panditettaro, la riscossa! Eh no! E dai, Fiona, anche tu però, eh. Qua. Giustamente. Oh no, ho lanciato il biscotto per nulla alla fine. Vabbè, non importa. Comunque l'abilità di lancio di Pandi Zenzero è iper figa. Dura un sacco e fa un sacco di male. Salta e attacca per eseguire il retrocalcio di Ciuchino. Ok, dammi un attimo che allora te lo metto. Vabbè, è una testata. Cioè non è niente di più, è un attacco in salto, punto. Però, giustamente gli diamo il nome figo, il retrosalto di Ciuchino. Avevo visto uno di questi che tra l'altro ancora adesso non ho idea di cosa facciano. Quindi, dammi un secondo. Questa cosa mi serve? Abbiamo trovato un altro dei nani. Oh, caspita, che dire, siete grandi. E tu no, tu sei piccolo. Io tolto un peso. Vabbè, se la ride per niente lui. Ah, ecco dove devo usare. Aspetta, prima ammazziamo questo. Ehi, ancora vivo sei. Ma vuoi crepare o cosa? La potenza sinina fa male, eh? Perché sei ancora vivo? Allora, con Shrek prendiamo questo. Prendilo. Lo appoggiamo qui. Mettiamo Zenzi, che è quello che salta più in alto. Aspetta. Mi sa che... non è abbastanza in alto. Ok, non posso fare furbate di questo tipo, peccato. Cos'è successo? Perché è esplosa? E se facessi... scusami, eh. E se facessi una furbata del genere, tipo che gliela metto sotto? Non vedo. Fiona, anche tu, dai. Vieni qua. Appoggiamo, aspetta. Questo lo appoggiamo qua. Forse sto overfincando come al solito. E io lo appoggio sopra. Vediamo se riesco a saltarci su. Direi decisamente di no. Però tentare valeva. Valeva la pena tentare. Esegui una spanciata su un'estremità del dondolo per far saltare l'amico sull'altro lato molto più in alto. Ah, ok. Allora aspetta, aspetta. La Madonna. Un'impastatrice. Ne hai una per caso? Perché un'impastatrice, scusami. Ok, e questo come ci fa arrivare da questa parte allora? Non lo so. Non ne ho idea. E a cosa ci è servita la TNT? Anche di questo non ho purtroppo la risposta in questo momento. Allora, se vado qua. Allora, vieni qua Shrek. Anzi, va bene anche tu Pan. No, Pan di Zenzero non è abbastanza pesante, perciò di qua sali. Lo sai chi è mio padre? Sì, è mio suocero. Proviamo a fare una spanciata da questo lato. Non ci ha portato a nulla. Però non riesco a capire quelle monete di qua come dovrei prenderle, ma a questo punto poco ci importa. Altro di questi preso. E quanti nani siamo? Ah, ci sono anche i potenziamenti. Chi se lo ricordava? Oddio, e chi se le ricordava queste cose? Vabbè, tanto il livello non è ancora finito, ci manca ad aprire quella porta di là. Che succede, Shrek? Non saprei proprio. Mi hanno invaso i polli. Dappertutto. Ho visto un fagiolo là sotto. Come ho fatto a non vederlo, tra l'altro? Ma povero biscotto. Questa è casa mia. Non è mica uno zoo. E Shrek è così gentile, eh. Sono Cappuccetto Rosso. Ho chi l'avrebbe mai detto? Di trovarle dei polli per fare il brodo. Potete aiutarmi?
Basta che ti levi dalla mia proprietà, però. Allora, aspetta un attimo. Prendiamo Zenzi 2 secondi prima di proseguire. Che voglio... Ah beh, giustamente... Aspetta. Ok, non ci arriva, però... Ecco fatto. Scusami, i semi sono contati? 12 fagioli magici, ok. Quindi io farei... Mettiamo qui il biscottin. Però solo 2. E... Scusami, dove stanno andando? Ma perché stanno andando qua sopra? Ma scusami. No, e ho lanciato troppi biscotti. Ho lanciato troppi biscotti quando tutto ciò che mi serviva era fare tutt'altro, ovvero colpirle. Ma perché se ne fanno di qua? Ma scusami. Non ho idea di cosa devo fare con queste galline. Ok, sì. È esattamente quello che pensavo. E non è una cosa carina. Non è una bella cosa da fare delle galline. Povero Coco. Oh, la mira però quanto... Quanto è imprecisa dove le lancia ste galline. Ascolta, cambiamo personaggio che qua ho capito. Allora, lanciamo qui il biscottino. Lanciamo qui il biscottino per attirarle. O siete troppo lontane allora, scusami. Ok, e un'altra è entrata dentro. Oh, scusami. Oh, Gesù. Entra dentro. È più difficile farle... E si è rallento il tempo invece, scusami. Dove stanno andando tutte le galline? Dove sono tutte le galline? Scusami, prova a rallentare il tempo. No, rallentare il tempo peggiora la situazione e basta. Non mi permette neanche di fare la cosa in modo più veloce possibile. Tiè, altra gallina dentro. Altra gallina infilata dentro. No, dove è finita? Ma Dio mio. Allora, ho capito comunque il modus operandi delle galline. Prima le stordisci con un colpo. Il secondo colpo è quello più potente, ovvero quello che in teoria ti dovrebbe far lanciare la gallina là dentro. Canestro. Grazie. Allora usiamo Ciuchino per l'ultimo. Dov'è? Eccola qua. Ecco, l'ho lanciata troppo lontano. Aspetta. Ti farcirò come un'anatra. Dio mio, che cattiveria. Canestro? Canestro. Bel lavoro, gente. Ci vediamo a casa della nonna tra un attimo. Va bene, però esci dalla mia proprietà. E tutto ciò cosa mi porta? A dei coccodrilli. Prendilo, Fiona, per favore. Grazie. E abbiamo un massimale di 10. Prendi questo. Abbiamo al massimo 10 esatto, utili. Vabbè. Piccoloso e carino. Sono comunque tanti. Ma abbiamo un massimale di 10. Cosi, come si chiama? 10 zawardo, diciamo. Se tieni premuto il tasto salto dopo aver usato una piattaforma, salterai ancora più in alto. Ah, questo è un buon consiglio che ammetto. Non avrei pensato da solo. Anche se. Probabilmente ci sarei potuto arrivare piano piano. Grazie, anche dei soldi, vieni qua. Tutto mio, tutto mi appartiene. Pensavo che avrebbe girato e l'avrei colpiti, lo ammetto. Chi è che stava scorreggiando? Ho sentito delle puzzette, ho sentito... Ma scusami. Ma quanto ci vuole ad ammazzarla una tartaruga, scusa? Ovviamente tartarughe finte, non tartarughe vere. Non facciamo che poi mi strikerano per queste cose, per questi messaggi subliminali non voluti. Ecco qua, vieni Zenzi. Ammazza questa tartaruga finta e libera un altro nano. Quella pozione lì che cosa ci dà? Arrivederci, miei eroi. Ma perché sono tutti un po' effeminati? Ma scusami sti nani. Non l'ho capita. Questa pozione aumenta la forza d'attacco della tua squadra per breve tempo. Chi l'avrebbe mai detto? Wow, talmente potente la forza d'attacco che ho shottato le lumache in pratica. Grazie di tutto.
Ah, lì c'è un occhio, tra l'altro, che non ho ancora preso. Qualcuno ammazza quella lumaca o cosa? Ecco, grazie. In tutto ciò siamo a 6 nani su 7 e 9 fagioli su 12. Ho paura che i fagioli li abbiamo persi in qualche modo. E io come passo di qua? Ah, ecco come. E chi l'aveva visto? Dobbiamo usare Fiona qua, sicuro. Rallenta il tempo con Fiona per passare senza rischi. Ma chi l'avrebbe mai detto? Fiona, vieni qua per favore. Vai, correte! Non fatevi beccare! Non fatevi beccare da... sti cosi incredibilmente giurassici. Per qualche motivo è tutto cartunesco. Gli alligatori sembrano dei cazzo di T-Rex usciti direttamente da Jurassic Park. Ah, dannazione, soldi che non avremo mai. Vabbè, non penso ci sia l'obiettivo massimo di soldi, ma c'è l'obiettivo appunto dei nani e dei fagioli. Quindi comunque c'è qualcosa. Aspetta, come lo ritiro fuori il... vabbè, aspetta, proviamo così. Allora, prima di tutto... ma perché continua a sparire? Dio mio. Allora, dammi un secondo. Allora, è molto probabile che mi dirà: usa pan di zenzero per prendere gli oggetti molto lontani. E grazie al cazzo. Vuoi vedere che... ecco, appunto, stavo dicendo, vuoi vedere che quel bastone a qualcosa serve? Alla fine qualcosa è servito. E come... credete di aver colpito le lumache, ma non il mio obiettivo, e voi siete tutti troppo vicini alla telecamera. Tutti troppo zoomati, help. Allora, l'altro obiettivo... siete troppo vicini, levatevi. Non riesco a passare. Dobbiamo trovare un altro bastone. Ciuchino, tocca a te per favore. Ecco fatto, pieno d'azione tutto ciò. Come lo... è palese che qua vuole... ah, ecco come, con triangolo. Scusami, specchio, ho già risolto l'arcano. Potenza orchesca! Sì, potenza orchesca, ma che non riesco a uccidere comunque due cavolo di tartarughe. Sono fidanzato con un drago, sai? Sono fidanzato con un drago. Allora, dammi un attimo, Shrek, prendi... usa Shrek per prendere la cassa e spostarla vicino alla leva. Chi l'avrebbe mai detto? Allora, Shrek, prendi questo e lo mettiamo qui. Pan di zinzi. Sali qua sopra e prendi tutto quello che è possibile prendere, anche se la pozione non possiamo. E credo che questa sia la fine del livello. Ergo, voglio prima liberare quell'ultimo nano e cercare gli ultimi fagioli rimasti. E ce ne manca uno. O è rimasto indietro o è più avanti. Oh, un fagiolo me l'ero perso qui all'inizio. Fantastico. Ora dobbiamo trovare il modo per prendere quell'ultimo nano. Qui avevo dimenticato un uovo d'oro di Jack and Dexter e Legacy of Precursor. E proviamo a liberare il nano nell'unico modo che mi viene in mente. In teoria lo stiamo colpendo, ma non so se è il metodo che il gioco aveva in mente. Però va bene così. Per le vostre onorevoli imprese, i miei 6 fratelli e io vi saremo eternamente grati. Mi paghi, vero? Non credo che mi pagheranno. E finalmente, dopo tanta fatica e duro lavoro, possiamo aprire questa leva. Pan di zenzero, pensaci tu per favore, che sei quello che salta più in alto. Ecco fatto. Ma perché scorreggia? Oh, ma poverino. Insomma. Ah, era lui, ok. $5 per una torta. Nanna, sono io. Ho trovato i polli per fare il brodo. Mi hanno aiutata 4 nuovi amici. Splendido. Salve. Se adesso i tuoi amici mi procurano dei merli, farò la miglior torta di merli che abbiano mai provato. Che cosa? Ha una gran voglia di torta e una vecchia reclusa vuole preparargliela. Ciao. Chi sarà capace di acchiappare dei merli? Fiona, mia moglie. Una bambola, è il tuo momento eroico. Va bene. Momento eroico. Tutto quello che vuoi. Momento music game. Du, 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 du.
Non vado neanche tanto a tempo i tasti, devo essere sincero, però va bene così. Non è che potevo pretendere tanta difficoltà in un gioco per bimbi. Probabilmente da bambino avrei fatto schifo a sta roba, sono sicuro. Poveracci sti merli. Tende. Ma ne è rimasto uno grasso così, tutto gonfio. È stato bello, gente. Ma quanto è scuro? Magari è lei la mia dolce metà. Avete posto nella carrozza? Ho una cosetta da fare a lontano lontano. A lontano lontano. Quanto sono felici però, dai. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Potenza Orchesca!